Benvenuti al secondo webinar della Regione Marche. I webinar, abbiamo già detto, rappresentano il primo passo del processo partecipativo attraverso cui la società civile, nelle sue varie componenti associative, economiche, culturali, saranno chiamate ad accompagnare la Regione nella progettazione e poi nella successiva attuazione della strategia regionale di sviluppo sostenibile. In particolare, i webinar hanno l'obiettivo di approfondire il significato di ciascuna delle cinque scelte strategiche che appunto la Regione Marche ha identificato all'interno della DGR 304 del 2020 e che rappresentano il punto di partenza del nostro processo partecipativo. Gli incontri tematici si articolano in tre momenti principali. Una prima, diciamo, fase di carattere introduttivo, che andrà ad esplicitare i significati e i contenuti che afferiscono alla singola tematica e che svilupperemo attraverso il contributo di autorevoli testimoni che, appunto, in qualità di esperti del tema, ci offriranno una vista attuale e prospettica di sviluppo legata al tema. A seguire, proveremo a descrivere insieme alcuni casi studio, cioè delle best practice cosiddette, delle esperienze realizzate nel territorio marchigiano oppure in Italia o all'estero, che ci aiuteranno a riflettere su possibili modelli di intervento in relazione alla gestione del tema trattato. E poi da ultimo, nell'ultima parte appunto di questi webinar, andremo a comprendere per ciascuna delle scelte strategiche regionali quali sono i principali risultati chiave attesi dalla regione, quindi quei macro obiettivi da raggiungere anche attraverso la strategia regionale, nonché i possibili ambiti di confronto con il territorio, cioè quei temi, diciamo, attraverso cui trattazione su cui appunto ci andremo a confrontare con il territorio e con gli stakeholder per definire gli obiettivi specifici e le azioni che devono comporre la strategia regionale di sviluppo sostenibile. Nel webinar di oggi, in particolare, tratteremo il tema del territorio resiliente, ovvero tratteremo della capacità di prevenire e ridurre i rischi da catastrofi, intesi quindi come eventi calamitosi sia a carattere naturale che di origine umana, riducendo l'esposizione ai pericoli e la vulnerabilità del territorio e delle comunità che vi abitano, e dunque aumentando la capacità di risposta e di recupero. Quindi proprio quel rafforzamento della resilienza in un'ottica complessiva di diminuzione degli impatti causati appunto sulla natura e sulla società da questi eventi. I semi resilienti infatti reagiscono agli eventi calamitosi rinnovandosi e mantenendo la propria funzionalità attraverso un processo anche di adattamento. Quanto più è flessibile il sistema, tanto più rapida è la ripresa delle normali attività in un'ottica appunto di miglioramento di consapevolezza. Questa scelta strategica, in particolare fra le cinque identificate dalla Regione, ha natura di trasversalità ed è connessa quindi con tutte le scelte strategiche regionali, ma anche con i 17 goals dell'Agenda ONU 2030. Per comprendere dunque qual è il significato e quali possibili modelli possono costituire un territorio resiliente, avremo nell'incontro di oggi due autorevoli testimoni. In particolare abbiamo raccolto il contributo del dottor Luigi D'Angelo, direttore operativo per il coordinamento delle emergenze del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, il quale ci aiuterà a comprendere cos'è il rischio fisico e qual è la situazione nel nostro paese, anche al fine di riflettere come appunto si possono generare territori resilienti. E poi a seguire ascolteremo l'intervento del professor Fabrizio Barca, economista, statistico e oggi coordinatore del Forum Diseguaglianze e Diversità, che ci aiuterà a comprendere come sviluppare comunità resilienti attraverso anche la rigenerazione delle aree interne e urbane per una nuova inclusione sociale e lavorativa. Ma cominciamo appunto con l'intervento del dottor D'Angelo. Prego. Per rischio fisico, noi intendiamo la combinazione di due fattori, che sono gli elementi portanti per caratterizzare il rischio. Da un lato c'è la probabilità, la pericolosità che una determinata situazione si possa verificare, come ad esempio un terremoto, che viene calcolato anche in termini di frequenza di questi eventi nel corso di un determinato periodo dell'anno, quindi o in determinati anni. E quindi una probabilità che un fenomeno si verifica, per esempio il terremoto, sappiamo molto bene che in zone che sono soggette a sismi, questi fenomeni si verificano con una certa frequenza nell'arco di diversi anni.
Poi c'è gli elementi che sono esposti a questo rischio, quindi le persone, gli edifici, le infrastrutture. Quindi il rischio è la combinazione di un evento che si verifica, ma anche del suo impatto sul territorio. Quindi è facilmente comprensibile il fatto che un terremoto che si verifica in una zona desolata rimane soltanto un fattore legato alla pericolosità in se stessa del sisma, ma non ci porta al rischio perché non ci sono elementi ad esso collegati che possono essere affetti da questo fenomeno. E nel nostro territorio i rischi sono presenti in gran parte del territorio e ci sono praticamente tutti quanti i rischi naturali. Quindi l'Italia è sempre stata vista come un luogo dove tutti i rischi sono presenti, a cominciare chiaramente da quello più diffuso che è ad esempio il rischio idrogeologico che interessa oltre 6.000 comuni del nostro territorio, che è legato al fatto che il nostro territorio è un territorio lungo e stretto e che molto facilmente, molto frequentemente si verifica che a seguito di piogge, a seguito di eventi meteorologici intensi, vengono prodotti sul territorio fenomeni franosi oppure delle alluvioni, oppure il rischio idraulico che è legato alle esondazioni di corsi d'acqua e quindi a tutto ciò che questo può comportare anche in termini di impatto sul territorio. Molto spesso siamo costretti, soprattutto nel periodo autunnale, invernale, ad evacuare delle zone del nostro paese perché possono essere soggette ad esondazioni o ad alluvioni o a frane. Oltre questo, un altro rischio sicuramente molto diffuso sul nostro territorio è il rischio sismico. Quindi i terremoti si sono sempre verificati, questo deriva sostanzialmente dal fatto che il nostro paese, dal punto di vista geologico, è un paese giovane, è un paese in continua trasformazione da un punto di vista del movimento tettonico complessivo. Quindi i movimenti a livello di crosta terrestre vedono ancora il nostro paese in una fase di stabilizzazione. Quindi il nostro territorio si muove lentamente, in piccole misurazioni molto piccole, ma costanti durante tutti gli anni, verso est, e quindi questo determina delle tensioni sulla crosta terrestre nel nostro territorio che poi portano a sprigionare un'energia che noi misuriamo quando si verifica appunto un terremoto. Anche lì il rischio è legato al fatto che nel nostro territorio, in molti comuni, in molte zone del territorio, sono presenti ancora purtroppo degli edifici che non sono a norma sismica, non perché non siano stati costruiti secondo le norme sismiche, perché le norme sismiche ci sono e gli edifici di nuova costruzione rispettano bene queste norme, ma ereditiamo dal nostro passato e nei nostri bellissimi centri storici un edificato che rimane ancora in tanti versi fatiscente, se non adeguatamente rinforzato e ristrutturato. Questo è stato un po' anche la causa del fatto che anche nel terremoto ultimo che in maniera pesante ha interessato il nostro paese, che è il terremoto dell'Italia centrale, che ha visto molto coinvolta anche la regione Marche, abbiamo registrato delle vittime, abbiamo registrato dei forti danni al territorio proprio in virtù del fatto che in molti centri storici l'edificato non è adeguato a rispettare, a sostenere, a sopportare determinati fenomeni. Oltre al rischio idrogeologico idraulico, abbiamo poi il rischio vulcanico che interessa una parte, alcune porzioni del nostro territorio. Abbiamo 10 vulcani attivi, tra questi sicuramente il più noto è l'Etna, in quanto lo vediamo quasi frequentemente ogni estate tirare fuori lava dal condotto principale che interessa una zona disabitata del versante etneo, ma sicuramente tra i più pericolosi vi è invece il vulcano Vesuvio, che è un vulcano che non sentiamo da molti anni. L'ultima eruzione visibile, ma l'ultima sbuffata, diciamo, del Vesuvio fu nel 1944. Da allora il condotto è chiuso con un tappo di roccia, ma comunque il vulcano non è sicuramente non attivo, è un vulcano quiescente, diciamo che è dormiente e non si esclude che possa in un futuro, speriamo,
speriamo di non vederlo mai o il più lontano possibile, ma non si esclude che il vulcano Vesuvio possa ritornare ad eruttare. È il vulcano che presenta il maggior rischio proprio perché, oltre alla pericolosità insita di una possibile eruzione, abbiamo oltre 700.000 persone e 25 comuni della zona della cintura rossa vesuviana attorno al Vesuvio, che insistono proprio nella zona che verrebbe in caso di eruzione invasa dai flussi piroclastici e dalla lava. Abbiamo poi altri rischi che hanno una frequenza minore di accadimento, ma che comunque sono presenti, come ad esempio il rischio tsunami. Il nostro paese ha 7.000 km di costa ed è all'interno di un bacino che è quello del Mediterraneo, che non è un bacino molto ampio come può essere l'Oceano Pacifico o Indiano, dove si verificano frequentemente degli tsunami, soprattutto generati da terremoti all'interno della crosta oceanica, però può comunque determinare, storicamente ha determinato, dei fenomeni di terremoti, tsunami derivanti proprio da terremoti che sono avvenuti per esempio al largo delle coste greche o al largo delle coste che sono vicine alla parte del Nord Africa. E un rischio che si verifica con una certa frequenza, soprattutto nel periodo estivo, sono gli incendi boschivi. Grazie all'enorme patrimonio boscato che abbiamo, splendido patrimonio, molto spesso però purtroppo non è adeguatamente preservato o nei casi dove le condizioni climatiche di temperature o di vento sono tali da determinare l'innesco e la propagazione di incendi, si verificano comunque dei comportamenti che non sempre colposi, ma anche dolosi, determinano poi l'innesco e la propagazione degli incendi. Quindi il panorama del rischio sul territorio nazionale purtroppo vede l'Italia esposta praticamente a tutti i rischi fisici, a tutti i rischi naturali che sono, di nostra conoscenza. La presenza di numerosi rischi fisici, di tutti i rischi fisici nel nostro territorio, ha fatto sì che negli anni si sviluppasse un sistema di risposta, un sistema anche di monitoraggio e controllo del territorio molto, molto ben strutturato. Intanto dalle esperienze del passato e soprattutto dai terremoti che hanno interessato l'Irpinia nel 1980, ma anche la zona del Friuli nel 1976, è maturata un'idea di sistema di risposta, di sistema di monitoraggio e gestione del rischio che ha visto poi nel Servizio Nazionale della Protezione Civile la sua massima espressione. E sin da allora si è immaginato il sistema di protezione civile come un sistema che non appartiene ad una singola amministrazione, non è solo l'espressione di un'amministrazione, ma è piuttosto un servizio che viene reso al cittadino da molteplici soggetti e da molteplici amministrazioni. In primis al vertice amministrativo di questo Servizio Nazionale di Protezione Civile, a cui tutti i soggetti che possono concorrere alle attività di gestione del rischio partecipano, vi è il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, che è all'interno della presidenza del Consiglio dei Ministri. Soprattutto da un punto di vista oggettivo, al Servizio Nazionale della Protezione Civile sono state assegnate competenze legate alla previsione del rischio, quindi conoscere quali sono le aree a rischio e delimitarle, alla prevenzione del rischio, quindi ad interventi soprattutto non strutturali per poter prevenire il rischio, quindi l'informazione, la conoscenza dei rischi, la pianificazione di protezione civile, la risposta in emergenza, quindi al verificarsi di un evento, e poi tutto quello che è l'attività post evento, quindi il superamento dell'emergenza. Tra queste attività, chiaramente uno dei pilastri importanti del Servizio Nazionale di Protezione Civile è proprio il monitoraggio dei rischi e la previsione e la prevenzione del rischio. Le attività di monitoraggio vengono sviluppate soprattutto sulla base del singolo rischio. Se pensiamo per esempio al rischio sismico, abbiamo una delle reti di sorveglianza sismica più sviluppate al mondo, proprio perché l'intero territorio nazionale è soggetto a questo tipo di rischio. Abbiamo un ente istituzionale preposto, che è l'Istituto Nazionale di Geofisica e di Vulcanologia, che monitora
costantemente in H24 il territorio da un punto di vista proprio della sorveglianza sismica, quindi registra i terremoti e riporta queste informazioni in brevissimo tempo, in pochissimi minuti, alla Sala Situazione Italia del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, che è monitorata H24 e che è il luogo nel quale si elabora poi l'immediata e la pronta risposta all'evento che si è verificato, soprattutto sentendo il territorio, verificando quali sono stati gli impatti e poi portando questa diciamo esigenza di soccorrere, di supportare il territorio fino a tutte quante le componenti e le strutture operative del servizio nazionale. Se parliamo di rischio idrogeologico, il monitoraggio avviene intanto con degli elementi fisici sul territorio, quindi i cosiddetti pluviometri che registrano il quantitativo di pioggia che cade, o gli idrometri che registrano il livello delle acque all'interno dei fiumi, per scongiurare eventuali, superamenti dei livelli massimi che l'alveo del fiume può contenere, oppure gli inclinometri che sono, posizionati all'interno di terreni inclini per vedere se si possono, si stanno attivando o verificando dei fenomeni franosi. E poi c'è una rete molto importante che è quella della rete dei radar meteorologici che ci consentono con un buon anticipo di comprendere quelli che sono i fenomeni che si stanno addensando, i fenomeni atmosferici che si stanno addensando sulle nostre teste e capire se vengono ad approssimarsi o meno dei fenomeni, per esempio, temporaleschi o delle forti piogge. Quindi un sistema di monitoraggio che oggi può anche avvalersi delle tecnologie più disparate, anche più avanzate, e quindi per esempio la registrazione degli alvei dei livelli nei fiumi da remoto, e quindi non c'è la necessità più di portarsi sul territorio e vedere cosa sta accadendo, ma abbiamo la possibilità attraverso questi sistemi di monitoraggio da remoto di capire cosa sta accadendo sul territorio, oppure avvalersi dei sistemi di monitoraggio satellitare che ci consentono, per esempio, di comprendere se una data porzione di territorio si sta muovendo, oppure ci consentono di comprendere quanto può essere larga o vasta un'area percorsa da un incendio, oppure immediatamente dopo un evento sismico possiamo leggere il territorio da satellite e capire quali sono stati gli impatti e gli eventi. Rispetto appunto a questi fenomeni e alla capacità di monitorare in H24, abbiamo anche una rete di centri funzionali che sono attivi oramai dal febbraio del 2004, ai sensi di una direttiva del Presidente del Consiglio, che ha istituito proprio il sistema di monitoraggio e di allertamento nazionale, che appunto fa capo ai centri funzionali. Sono dei luoghi all'interno dei quali entra un dato, entra un'informazione legata alle piogge previste o ai fenomeni che possono verificarsi di condizioni meteorologiche avverse, ed esce un dato che è legato ai possibili effetti di questi fenomeni sul territorio. I centri funzionali sono luoghi fatti di persone, fatti di strumenti, fatti di tecnologia, che ci consentono di avere un occhio sul territorio H24. Questo consente appunto attraverso una sinergia tra il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e tutte le singole regioni dove i singoli centri funzionali decentrati sono ubicati, ci consente di avere un monitoraggio costante del territorio. Questo al fine poi di comprendere se la risposta in termini di soccorso, in termini di prima emergenza, deve essere strutturata in un modo piuttosto che in un altro. E nel momento in cui veniamo a conoscenza di un evento in corso o previsto, la prima risposta che viene fornita è chiaramente quella delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile che sono sul territorio, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, le forze armate, il volontariato di protezione civile. E poi
abbiamo la possibilità a livello nazionale di attivare il cosiddetto Comitato Operativo Nazionale della Protezione Civile, dove tutti i vertici di queste strutture, di enti sia pubblici come quelli che ho citato, ma anche di enti privati come per esempio il Gruppo Ferrovie dello Stato, Enel, Telecom, Terna, tutti i soggetti anche che gestiscono delle reti di servizi, vengono convocati all'interno di un unico tavolo nel quale viene definita la strategia per rispondere a quel determinato evento sulla base della scala dell'evento. Faccio l'esempio del 24 agosto del 2016, terremoto dell'Italia centrale, il comitato operativo fu attivato anche a meno di un'ora da quell'evento. Questo per garantire immediatamente una strategia unica e organica di risposta e supportare il territorio che in quel momento stava immediatamente rispondendo con le forze che erano già presenti in campo, appunto dai vigili del fuoco, forze dell'ordine, forze armate, quindi tutti coloro i quali stavano già rispondendo. Si risponde sul territorio e poi si organizza un'attività di coordinamento strategico che riguarda un po' il coinvolgimento di tutto il paese, anche delle colonne mobili delle regioni che sono meno coinvolte per supportare la regione che in quel momento sta chiedendo aiuto. Quindi c'è una capacità di risposta sinergica che vede le amministrazioni dello Stato operare insieme alle regioni e quindi il sistema di protezione civile dispiegarsi dai massimi livelli che sono quelli statali, delle amministrazioni statali, fino ai livelli territoriali che sono appunto le protezioni civili che operano all'interno delle singole regioni. Il concetto di resilienza è un concetto che è stato mutuato dalla scienza della tecnologia dei materiali, che è la capacità appunto di un materiale di resistere ad un urto, ad una forte pressione e poi ritornare nella forma originaria. Quindi la resilienza è un termine oggi molto utilizzato sia nella comunità nazionale che nella comunità internazionale di gestione del rischio, proprio perché la resilienza delle comunità è legata alla capacità di ciascuno, di ciascuna comunità, ma di ciascun singolo anche, di poter affrontare, fronteggiare un fenomeno avverso, un evento, anche come ad esempio può essere un terremoto, può essere un'alluvione che costringe le persone ad uscire di casa, ad adattarsi ad una situazione particolarmente complessa, per poi riprendere possesso di quel territorio, ricominciare a trovare su capisaldi stabili e importanti su cui appunto basare tutti quanti quei parametri per ritornare ad andare avanti, quindi per riacquisire il proprio territorio dopo che questo è stato coinvolto, è stato interessato da una catastrofe o di un evento particolarmente avverso. Quindi la capacità di resilienza arriva fino direttamente al cittadino. Quindi quello che sta avvenendo sia a livello nazionale ma anche internazionale, è quello di un coinvolgimento sempre più totale, sempre più strutturato delle comunità e dei singoli cittadini. Noi nel decreto legislativo 1 del 2018, che è appunto il codice della protezione civile, che ha riassunto e innovato anche per tanti versi la materia, ma è il punto di riferimento normativo attuale e più recente, viene dedicato un capitolo alla partecipazione del cittadino. Viene dedicato un capitolo importante che vede appunto il coinvolgimento in termini proprio di consapevolezza da parte del cittadino. Quindi sicuramente la resilienza delle comunità parte da quello che è il concetto di sussidiarietà orizzontale, cioè il cittadino che è consapevole e ben conscio e conoscente dei rischi che insistono sul proprio territorio, acquisisce, apprende, gli vengono trasferite dalle autorità pubbliche informazioni sia sui rischi che sulle modalità di comportamento in caso di rischi e che quindi viene reso direttamente partecipe alle attività di gestione dell'emergenza. Quindi poter prepararsi, preoccuparsi, quindi occuparsi prima di quello che può essere un fenomeno naturale emergenziale, consente sicuramente di prevenire e di mitigare gli effetti di questo fenomeno. Vale a dire che nel momento in cui un cittadino sa come comportarsi
in relazione ad un determinato evento, oppure è ben conscio che sul proprio territorio insistono determinati rischi, adotta dei comportamenti che sono dei comportamenti finalizzati a mitigare l'impatto di questo fenomeno sul territorio. Quindi, ad esempio, se parliamo di un'alluvione, di un rischio idrogeologico, di un rischio frana, poter avere sempre informazioni concrete da parte delle proprie autorità pubbliche, nello specifico dal sindaco del proprio territorio, informazioni legate sia alla presenza potenziale di questo rischio, ma sia ad una verificarsi imminente, perché magari si stanno registrando sul territorio delle piogge, questo consente al cittadino di adottare dei comportamenti adeguati, come ad esempio quello di allontanarsi dalla propria abitazione, e conseguentemente il sindaco ha il dovere di preoccuparsi di accogliere questa persona, di dare un luogo sicuro dove sostare temporaneamente o per un certo periodo di tempo finché il pericolo non sia scampato. Oppure, per quanto riguarda il rischio sismico, adottare dei comportamenti che portano, per esempio, a verificare se la propria abitazione è idonea a sostenere gli eventi sismici maggiori che si sono verificati storicamente nella propria zona, e se questo non fosse, provvedere con un'adeguata ristrutturazione. Abbiamo visto, per esempio, sulle esperienze, ad esempio, del terremoto dell'Umbria e delle Marche del 97, come una buona ricostruzione, degli interventi idonei a garantire e a rinforzare la resilienza anche delle strutture, perché c'è una resilienza proprio delle strutture, delle abitazioni, può consentire di mitigare l'impatto dannoso di un fenomeno. Infatti, abbiamo visto come, per esempio, a Norcia, dopo che è stata soggetta agli interventi di ristrutturazione e di recupero che hanno seguito il terremoto del 97, che ha interessato la regione dell'Umbria e Marche, abbiamo visto come, per esempio, nel comune di Norcia, diverse abitazioni che sono state poi interessate dai terremoti del 26, del 28, del 30 di ottobre del 2016, hanno avuto una certa resistenza, pur essendosi danneggiati, ma per esempio non abbiamo registrato dei crolli. Questo ha consentito quantomeno, ecco, anche di salvare delle vite umane. Quindi ci sono dei territori, anche dei borghi dei borghi storici molto antichi, che hanno avuto la possibilità di resistere a dei fenomeni perché erano stati fatti degli interventi prima che hanno consentito di rafforzarne la capacità di resistere ai terremoti. Quindi, sostanzialmente, resilienza vuol dire prima di tutto occuparsi prima che un evento si verifichi, di garantire, di adottare tutte quelle misure, di svolgere tutte quelle attività che possono consentire di mitigare l'impatto dannoso di questo evento sul territorio. Chiaramente, in questa filiera di resilienza sono molto coinvolte le amministrazioni pubbliche, a partire dal sindaco, che è l'autorità sul territorio della protezione civile, quindi autorità di protezione civile sul territorio, e quindi ha la responsabilità di tutelare e salvaguardare la propria popolazione e i propri cittadini. C'è poi il presidente della regione, che è autorità di protezione civile a livello regionale, e poi c'è il presidente del Consiglio, che è l'autorità nazionale di protezione civile. Quindi una filiera che vede le autorità amministrative e politiche direttamente coinvolte, ma che porta poi a coinvolgere direttamente i cittadini a tutti i diversi livelli amministrativi, ma fondamentalmente il cittadino, che è partecipe perché conosce, perché è informato e può adottare delle misure idonee. Nell'ambito della partecipazione attiva, della sussidiarietà orizzontale da parte dei cittadini, sicuramente è importante citare il ruolo che svolge il volontariato organizzato di protezione civile, sul quale l'Italia ha sempre investito, che oggi conta in oltre 800.000 cittadini, che però hanno deciso di associarsi a delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, che hanno deciso di dedicare parte del proprio tempo libero a attività sociali nel campo, nell'ambito della protezione civile.
E su questa partecipazione attiva del cittadino ricordo anche che ogni anno si svolge la campagna Io non rischio, che è una campagna che si svolge di solito il 12 ed il 13 di ottobre di ogni anno e che porta in piazza, nelle piazze italiane, volontari di protezione civile che parlano ai propri concittadini di rischi. Bene, ringraziamo moltissimo il dottor D'Angelo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale per averci aiutato a comprendere quali sono i rischi fisici a cui è sottoposto il nostro paese e anche quali sono i modelli di intervento sia in fase emergenziale che in fase preventiva. Passiamo adesso al contributo dell'onorevole Fabrizio Barca, che ringraziamo moltissimo per aver accolto il nostro invito e che ci aiuterà a comprendere come sviluppare modelli di rigenerazione urbana e territoriale che possano appunto produrre concretamente l'inclusione sociale e rendere appunto le comunità più resilienti dal punto di vista sociale. E all'onorevole Barca, appunto come ci ha fatto con il dottor D'Angelo, abbiamo quindi rivolto alcune domande. È entrato nell'uso comune adesso in maniera irruenta attraverso lo strumento europeo della Recovery and Resilience Facility la parola resilienza, che vuol dire ritornare, essere in grado di reagire agli shock e saper ritornare alla posizione di partenza. Questa è una capacità importante, una capacità degli esseri umani, una capacità dell'ecosistema, una capacità degli assetti sociali. Ma per quanto riguarda la società, noi vogliamo di più. Tant'è vero che il mio amico Enrico Giovannini ha coniato l'aggettivo trasformativa, resilienza trasformativa. Perché? Perché noi partiamo da una situazione di gravissime disuguaglianze che si è accumulata nell'ultimo trentennio. Disuguaglianze non soltanto economiche, di divari di reddito, disuguaglianze fra territori, per cui abbiamo territori larghi del paese, sia nelle periferie, sia nelle campagne industrializzate che nelle aree interne. Abbiamo situazioni di perdita rispetto al resto, di apertura di divari rispetto al resto del paese. E poi abbiamo disagi e disuguaglianze molto forti nell'accesso ai servizi fondamentali, alla mobilità, alla scuola, alla salute, al digitale, importantissimo per le aree interne. E ancora abbiamo fasce della popolazione che non sono riconosciute nel loro ruolo. Pensiamo a come erano considerati da tutti noi gli insegnanti nel dopoguerra e come oggi sono considerati, non soltanto perché pagati relativamente di meno, ma perché non riconosciuti nel loro ruolo fondamentale. Questo cosa vuol dire quindi? Che noi dobbiamo costruire delle società resilienti, ma resilienti trasformativamente, che modifichino le condizioni di partenza. Non basta quindi reggere agli shock, dobbiamo anche riprendere un livello di giustizia sociale che sia significativo. Giustizia sociale richiede immediatamente una definizione importante nelle politiche. Perché se la diamo bene capiamo cosa dobbiamo fare. Giustizia sociale è quello che ci dice l'articolo 3 della nostra Costituzione, cioè essere messi nella condizione di sviluppare in maniera piena la nostra vita umana, cioè la vita che è nelle nostre corde vivere. Da questo punto di vista, quindi una società per poter essere messa in questa condizione ha bisogno di di tirar fuori i propri saperi, di liberare i saperi territoriali, come si dice, radicati nei territori, dei consumatori, i saperi degli insegnanti, i saperi dei ragazzi a scuola, i saperi degli operai, i saperi degli agricoltori, i saperi dei professionisti, ma anche i saperi dei grandi centri di competenza. Perché una società possa quindi trasformarsi e poi, una volta trasformatasi, reggere e rimanere solidamente ancorata a basi di giustizia, ha bisogno di diffusione dei saperi e ha bisogno, da ultimo, che siano equilibrati i poteri. Non sto dicendo nulla di particolarmente nuovo, è la base della democrazia è la sovranità popolare e la base della sovranità popolare è il pubblico dibattito, il pubblico confronto dove tutti possano parlare, un confronto acceso, quindi anche duro in certi momenti, anche conflittuale, come ha ricordato con parole sagge il Papa Bergoglio, richiamando peraltro le parole di Giovanni Paolo II. Quindi anche conflitto. E poi però informazione, quindi confronto informato e confronto aperto dove tutti hanno la chance di parlare e ragionevole, dove ognuno di noi si mette nella condizione, avverte gli altri, le altre come fratelli e sorelle e quindi si mette nella condizione di guardare le cose dal loro punto di vista. Se questi requisiti sono soddisfatti, la società riesce a reagire e a superare le proprie condizioni di ingiustizia e poi a tenerle nel tempo.
In un contesto in cui si sono aperte gravi disuguaglianze, queste hanno toccato in modo significativo, lo vediamo dalla rabbia, dal risentimento, dalle condizioni di vita avverse o, nel caso delle aree interne, dallo spopolamento, cioè dall'abbandono, le aree interne e le aree periferiche delle città medie e delle città più grandi. Le aree interne cosa sono? Le aree interne sono quelle aree, le abbiamo definite così, le abbiamo misurate così, come le aree che sono lontane dai servizi fondamentali per via della loro rugosità, perché sono aree di montagna, di collina o comunque, ad esempio, aree molto basse, aree anche al di sotto del livello del mare, che per condizioni naturali sono difficili da raggiungere. Queste due tipologie di aree hanno bisogno di un rilancio, di uscire dalla loro trappola del sottosviluppo. Cos'è una trappola del sottosviluppo? È una condizione nella quale le forze endogene, vuoi sul mercato, vuoi sul terreno del confronto democratico, non sono sufficienti. Allora ci vogliono le politiche. Quali politiche riescono a farle uscire dalla trappola del sottosviluppo, a rigenerarle? Politiche che mettano insieme i saperi, politiche che tirino fuori, estraggano i saperi dei territori, che facciano parlare le persone. Un esempio, terre non lontane da quelle della regione Marche, c'erano cittadini di un territorio alto, appenninico, i quali avevano condizioni di salute, di assistenza socio-sanitaria molto modesta. Una politica giusta è quella, prima di tutto, di capire quali sono la natura dei problemi e di mettere in contatto queste persone con i centri di competenza, ad esempio con le ASL, che normalmente finiscono per essere attratte ad occuparsi principalmente delle città e principalmente, ci dicono le statistiche, delle parti delle città dove la voce è più forte, dove ci sono le classi sociali che hanno una voce più forte. Allora la politica deve dare voce a tutti, ma non per raggiungere consenso, per estrarre saperi. Se fa questo, se costruisce questo all'interno di indirizzi nazionali e regionali concorrenti, ecco che maturano delle scelte di politiche, delle soluzioni. Queste soluzioni corrisponderanno al sentire comune, anche quando non saranno condivise, saranno almeno comprese, avranno molta più chance di essere attuate. Le chiamiamo politiche rivolte ai luoghi. È così che si esce dalle trappole del sottosviluppo. Le politiche rivolte ai luoghi hanno una storia, ed è importante la storia, vengono dall'Europa. Sono politiche da 30 anni, sono maturate nel contesto europeo, sono praticate dall'Inghilterra all'Austria, dalla Svezia alla Polonia, un po' meno la nostra vicina Francia, che ha metodologie più dall'alto verso il basso, e da molti anni anche in Italia. Tanto praticate in Italia che hanno trovato vita all'interno della strategia delle città metropolitane e della strategia delle aree interne, che tocca in tutte le regioni, nelle Marche tre o quattro regioni, aree progetto significative che appartengono a questa strategia. Perché è importante l'Europa? È importante l'Europa perché ci consente una verifica dei risultati. La verifica dei risultati è un pezzo molto importante di queste politiche. Troppo spesso noi in Italia facciamo delle operazioni che definiamo magari sperimentali, ma che tali non sono perché non ne valutiamo l'impatto, è soltanto apprendendo dai risultati, ma anche dagli insuccessi delle politiche precedenti, che possiamo cambiare. Il vantaggio di mantenere una stabilità strategica, come è ad esempio per la strategia delle aree interne, consente questo modo di lavoro, che ci consente di apprendere, di modificare, di migliorare le metodologie. E questo diventa ancora più importante nel momento in cui alle risorse comunitarie ordinarie, quelle del ciclo 21-27, si aggiungono quelle del ciclo 21-26 che vengono che verranno regolate in Italia dal piano di resilienza e di ripresa e di resilienza, a cui facevo riferimento prima, che dovranno trovare una loro congiunzione, unitarietà strategica con tutte le altre risorse utilizzate. Una grande occasione che non possiamo permetterci di mancare. Bene, ringraziamo ancora i nostri illustri testimoni, grazie ai quali siamo entrati nel merito di tutti gli aspetti che occorre affrontare per trattare il tema del territorio resiliente. E in questa fase adesso tratteremo appunto alcuni esempi, alcuni case che ci aiuteranno a comprendere come, quali modelli insomma già esistono, quali possono essere appunto delle practice interessanti già messe in campo a livello territoriale, nazionale e non,
al fine di comprendere appunto e di stimolare quello che può essere il dibattito partecipativo per la costruzione dei modelli o delle azioni che andranno poi a comporre la strategia regionale di sviluppo sostenibile. In particolare andremo a capire quali sono alcune pratiche attraverso le quali si è lavorato per andare a ridurre i rischi e al contempo per creare le condizioni per aumentare la capacità di risposta agli stessi. I rischi non sono in assoluto eliminabili, ma appunto vanno gestiti. E lo faremo in particolare con tre casi, con tre esempi: il progetto Life Dairies, il contatto di fiume della media e bassa valle dell'Aso e il programma bilaterale Italia-Stati Uniti RELAND. Partiamo appunto da Dairies. Da dove nasce il progetto Dairies? Nasce dal presupposto che l'incremento esponenziale degli eventi climatici a cui si assiste, con sempre maggior frequenza, incide in modo molto significativo soprattutto sulle piccole e medie imprese. E i dati ci dicono infatti che 4 PMI su 5 temono gli impatti del cambiamento climatico sul proprio business. In particolare nel nostro paese molto spesso le aziende, soprattutto le PMI, sottovalutano l'incidenza di questi rischi, però al contempo l'88% dei comuni italiani si trova in aree che sono considerate ad elevato rischio idrogeologico, con circa 7 milioni di persone che vivono su queste aree e con oltre 1.600.000 imprese che sono quindi esposte a questi rischi, rischi di alluvione. Questi dati ci dicono cosa? Che i danni provocati poi da questi eventi possono avere ripercussioni molto importanti sulla stabilità economica e sulla crescita delle imprese. Il dato più importante di tutti da considerare è il fatto che di fronte ad eventi di questo tipo, molto spesso le PMI vedono un'interruzione della propria attività, quindi un periodo che può comportare una grave perdita dal punto di vista economico e non sempre la capacità poi di ripresa. Il progetto Dairies nasce proprio da questa consapevolezza, vede avvio appunto nel 2015, dalla necessità di ridurre i rischi causati da eventi climatici straordinari attraverso un approccio di tipo diverso, cioè diretto ad accompagnare le imprese, in primis appunto le PMI, a passare da una logica emergenziale a quella preventiva. E come? La prevenzione produce che cosa? La minimizzazione dei danni che si possono subire, abbiamo detto che l'eliminazione non è in assoluto possibile, ma soprattutto la prevenzione comporta la possibilità di dare continuità all'attività economica dell'impresa, che quindi non è costretta a interrompere la propria attività con il rischio anche di fallimento. Il progetto Dairies vede una partnership molto interessante tra imprese del mondo assicurativo, enti pubblici, in particolare l'ANCI, la città di Torino e il coordinamento Agenda 21 locali, e un partner accademico, ovvero il Consorzio Universitario del Politecnico di Milano. E cosa ha fatto Dairies? Dairies ha sviluppato delle competenze grazie alle quali è stato costruito un tool, uno strumento online che permette alle PMI di costruire una vera e propria analisi del rischio immediata attraverso la compilazione di un questionario online con il quale appunto si vanno a mappare i possibili rischi e al contempo si vanno a individuare quelli che possono essere gli interventi da realizzare nell'immediato e nel medio termine per rendere appunto la propria azienda resiliente, sicura quindi e preparata agli eventi. Il progetto, che appunto ha visto l'avvio con un pilota sulla città di Torino, già dal 2017 ha avuto una estensione anche ad altri territori e oggi conta più di 10 città italiane in cui appunto è stato sperimentato. E per dare diffusione, per rendere comprensibile appunto nel merito l'intenzione del progetto, è stato anche realizzato un video di presentazione che agevoliamo per consentire appunto a tutti di comprendere l'interessante progetto Dairies. Vedete questo piccolo rigagnolo? Sembra innocuo e di fatto adesso lo è, ma in natura le cose cambiano velocemente. Quello che non ha mai rappresentato un pericolo, improvvisamente si può trasformare in una catastrofe che colpisce con violenza tutti, e in particolare le piccole e medie imprese. Il 90% di quelle che sono costrette a interrompere la produzione, infatti, falliscono entro un anno. Ma di fronte agli eventi climatici straordinari come questo, per fortuna esiste un'altra strada. Si chiama controllo del rischio. Per questo il progetto Life Dairies ha sviluppato un indice di 7 punti.
per aiutare le aziende a ridurre la loro vulnerabilità. Grazie ad una serie di azioni fondamentali per non essere colti impreparati e aumentare la resilienza. Un processo che si attiva grazie alla collaborazione tra amministrazione pubblica e imprese e alle conoscenze messe a disposizione da Derris. Di fronte agli effetti dei cambiamenti climatici, non c'è soluzione migliore della prevenzione. Per questo Derris ha creato un tool online che aiuta le piccole e medie imprese a conoscere, valutare, prevenire e gestire i rischi. Così ciascuna impresa è in grado di definire azioni concrete per limitare i danni causati da eventi climatici straordinari. Ma un'azienda non può ridurre tutti i rischi né farlo da sola, perché è parte di un territorio con le sue caratteristiche. Si tratta quindi di un percorso che si realizza grazie alla sinergia tra amministrazione pubblica e imprenditori, così da fornire competenze e strumenti utili per aumentare la sicurezza della comunità. Ricordate da dove eravamo partiti? Eccoci di nuovo qua, di fronte a un'opportunità. E ora la scelta è nelle tue mani. Il futuro delle nostre comunità dipende dalla collaborazione. Il futuro delle imprese dalla capacità di adattamento. Derris. Il clima cambia. Riduciamo i rischi. Bene. Ecco, passiamo a questo punto al secondo caso che vogliamo presentarvi in questo webinar, che è il contratto di fiume della media e bassa Valle dell'Aso. Innanzitutto, cosa sono i contratti di fiume? Il contratto di fiume è un accordo tra soggetti che hanno responsabilità nella gestione e nell'uso delle acque, nella pianificazione del territorio e nella tutela dell'ambiente. Si tratta di uno strumento volontario per la programmazione strategica e negoziata per perseguire la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente chiaramente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo quindi allo sviluppo locale e alla resilienza, ecco appunto il collegamento, rispetto al territorio che è di prossimità appunto del fiume. Il contratto di fiume è uno strumento quindi che vuole raggiungere gli obiettivi della direttiva europea sulle acque e sulle alluvioni, supportando e promuovendo politiche e iniziative volte a consolidare comunità pluviali resilienti e riparando quindi e mitigando, almeno in parte, quella che può essere la pressione dovuta proprio a decenni di urbanizzazione. I fiumi, infatti, e i territori fortemente modificati nei loro dintorni hanno perso la loro capacità di risposta alla pressione antropica e anche chiaramente agli eventi naturali, e quindi sono molto fragili e possono ovviamente dare origine a dei rischi poi per quelle che sono le comunità che vivono intorno al fiume. La Regione Marche dal 2015 ha avviato ben 11 contratti di fiume, e molto interessante appunto quello della Valle dell'Aso. Nel 2016, appunto tra questi contratti, è stato avviato quel processo per la redazione del contratto di fiume della media e bassa Valle dell'Aso, attraverso la firma innanzitutto di un manifesto di intenti che ha visto coinvolti 13 comuni, due province, la provincia di Fermo e quella di Ascoli Piceno, due GAL, il consorzio di bonifica delle Marche e le confederazioni degli agricoltori, oltre che ad alcune associazioni del territorio. È stata quindi istituita una cabina di regia per appunto guidare questo processo e per giungere alla redazione del piano strategico partecipato per la tutela e la corretta gestione delle risorse idriche, al fine di generare quindi la salvaguardia dal rischio idraulico e contribuire quindi allo sviluppo locale, anche proprio attraverso il coinvolgimento delle comunità della Valle dell'Aso. E i diversi soggetti pubblici e privati, appunto firmatari di questo manifesto, hanno quindi condiviso l'attivazione di un processo di concertazione e di collaborazione basato sul principio dello sviluppo locale partecipativo e quindi su quei principi di sussidiarietà orizzontale e verticale che sono anche alla base, se vogliamo, dello sviluppo sostenibile. E per raggiungere questi obiettivi che ci si è proposti con il manifesto, è stato costruito un percorso partecipativo anche in questo caso. Quindi la cabina di regia in particolare ha definito appunto un percorso basato su tre tavoli: il tavolo verde, il tavolo dell'agricoltura che si occupa dei temi della qualità delle acque, dei suoli e quindi anche della produzione agricola,
Il tavolo blu, che tratta il tema dei rischi ambientali, quindi si occupa della tutela idrogeologica, la prevenzione dei rischi, la riqualificazione del bacino fluviale. E poi c'è il tavolo arancio, che tratta i temi del patrimonio identitario e appunto si occupa della valorizzazione del patrimonio naturale e culturale legato appunto alla valle e la fruizione anche del paesaggio e del turismo sostenibile, anche con la collaborazione dell'Associazione dell'Ecomuseo della Valle dell'Aso. Questi tre tavoli hanno però un unico obiettivo, che è quello proprio di utilizzare il fiume come una risorsa integrata per la qualità dei prodotti, la valorizzazione turistica dell'area e per avviare chiaramente processi strategici di difesa idrogeologica congiunta attraverso la valorizzazione del sistema fluviale, che chiaramente deve tener conto di diversi aspetti, compresi i riflessi idraulici, idrogeologici e la valenza paesaggistico-ambientale ed ecologica legata al fiume, oltre che chiaramente le infrastrutture. Questi tre tavoli vengono gestiti quindi attraverso un facilitatore esperto che, nel rispetto appunto dell'ambito di competenza del tavolo, coinvolge appunto diversi attori del territorio in alcune fasi di lavoro. E innanzitutto l'analisi critica delle azioni e delle politiche in atto e in programma con la condivisione di quelle che sono le principali problematiche da approfondire. Poi una seconda fase che attraverso dei focus group va ad approfondire le tematiche prioritarie che sono state identificate e quindi attraverso questi focus group cerca di valutare specifici rischi da scongiurare attraverso proprio la gestione, attraverso il contatto di fiume. E poi da ultimo una fase di condivisione e identificazione dei temi per l'azione, pertinenti chiaramente rispetto alle problematiche che sono state analizzate e che in qualche modo debbono essere gestite. Un processo, come vedete, anche molto simile al percorso che andremo a costruire per la strategia regionale di sviluppo sostenibile. Inoltre, da luglio 2019, la cabina di regia ha stabilito gli obiettivi del biennio 19-20 e ha identificato un focus molto forte rispetto al coinvolgimento delle scuole. Quindi in particolare ha varato il progetto Contratto di Fiume dei Ragazzi, il cui obiettivo è proprio quello di coinvolgere gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della media e bassa Valle dell'Aso in azioni di sensibilizzazione e di progettazione appunto della tutela delle acque. Il Contratto di Fiume dei Ragazzi ha previsto così nel settembre del 2019 la partecipazione delle scuole anche alla campagna Puliamo il Mondo, che ha visto la partecipazione di oltre 300 alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. E poi nel periodo gennaio-febbraio 2020 ha visto anche l'organizzazione di 5 incontri formativi durante i quali sono stati trattati diversi temi, tra cui la biodiversità, il rischio idrogeologico, ma anche la storia e la tradizione, della cultura rurale del territorio, valorizzando quindi anche gli aspetti di carattere turistico e il ruolo dell'agricoltura sempre nel territorio della Valle dell'Aso. Veniamo quindi all'ultimo dei nostri progetti, identificati come esempi appunto che ci possono supportare nell'interlocuzione, ma anche nelle individuazioni di azioni utili per rendere il territorio resiliente, e veniamo al progetto ReLand, un programma bilaterale tra l'Italia e gli Stati Uniti, con durata triennale, che è iniziato nel 2019 e che vede coinvolto per l'Italia il Consorzio Redi. Il Consorzio Redi è un consorzio di ricerca basato su una partnership che sotto l'egida del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca vede appunto fra i partner l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il Gran Sasso Science Institute e l'Università di Camerino. Questo progetto intende sviluppare una ricerca interdisciplinare sul campo per la riduzione del rischio da disastri naturali e intende offrire un supporto alle amministrazioni pubbliche e a tutti i vari livelli appunto gestione dei territori nel compiere delle scelte efficaci di politica e costruzione di piani appunto di gestione riguardo al tema delle catastrofi naturali, andando chiaramente ad incidere sulla capacità delle singole comunità di poterli affrontare, di reagire e di recuperare in tempi brevi chiaramente la loro funzionalità. Quindi, in una parola, per rendere resilienti appunto i territori che vengano colpiti da queste catastrofi. E perché questo?
il punto di partenza, il punto di osservazione del progetto è quello di dire che di fronte a disastri naturali, che siano appunto i terremoti, le frane, gli incendi, molto spesso non c'è solo una grande perdita in vite umane, ma si perdono anche tutta una serie di network, di interazioni sociali, oltre che i danni chiaramente alle cose che vengono prodotti, che quindi creano appunto anche una scissione all'interno delle comunità. E quindi queste perdite, che sono da un lato perdite appunto di infrastrutture, di strutture edili, insomma di beni, dall'altro appunto vedono un rischio di rottura e di perdita anche di quelle che sono le comunità esistenti su quei territori. Per cui al recupero di quei danni fisici, molto spesso protratti anche in un lasso di tempo molto lungo, si rischia anche poi di non riuscire a recuperare invece quelle che sono le comunità e i network, i rapporti appunto che esistevano sul territorio. E questo molto spesso, come sappiamo, soprattutto nelle aree più vulnerabili, nelle aree interne, genera anche l'abbandono dei territori da parte delle popolazioni che appunto, non avendo più infrastrutture, servizi, insomma, non possono più vivere appunto su quei territori. E questo genera di conseguenza, come capite, una perdita di identità, un'identità culturale, un'identità paesaggistica molto forte. Il progetto quindi parte da questi assunti, da questa osservazione e al contempo appunto per guardare al futuro, per comprendere come si può agire, e ha lo scopo di voler sviluppare quindi una visione olistica per consentire cioè di avere un approccio innovativo alla pianificazione, appunto al processo decisionale, basato sulla capacità di guardare a tutti quelli che possono essere i contributi delle diverse scienze umane e quindi non soltanto competenze di tipo tecnico. La missione cioè principale di Reland è proprio quello di contribuire alla ricerca interdisciplinare a sostegno della politica e dei, come dire, decision maker, cioè di coloro i quali poi decidono, gestiscono, pianificano appunto la gestione dei territori, per guidarli appunto nelle scelte politiche e nei piani, nell'elaborazione di piani adeguati, per preparare le comunità che insistono appunto su territori fragili o su territori a rischio. In particolare, la ricerca congiunta si è concentrata appunto su quei temi a sostegno degli obiettivi di breve e di medio termine, a partire anche dall'esperienza traumatica del Centro Italia, del sisma appunto del Centro Italia, con l'obiettivo proprio di arrestare questo ciclo anche di perdita di socialità sui territori. E questa partnership fra appunto università italiane e università statunitensi mette quindi a fattor comune le esperienze vissute in territori appunto delle due comunità che collaborano in questa esperienza, in questo progetto, e vede coinvolti quindi esperti di varie materie, di pianificazione urbana, ecologica, economia, beni culturali, sociologia, ma anche appunto soggetti con delle competenze chiaramente specialistiche come gli ingegneri strutturali, piuttosto che sismologi ed esperti appunto di ingegneria dei terremoti e quant'altro. Quindi, come dicevamo, mette insieme competenze diverse proprio con l'obiettivo di costruire strumenti di supporto e di pianificazione in grado di osservare e di preventivare tutti quelli che possono essere gli effetti, proprio per evitare che appunto di fronte ad eventi drammatici si abbiano le conseguenze di cui si diceva prima. Si presterà chiaramente particolare attenzione, sempre in questo progetto che abbiamo detto è partito nel 2019, anche al coinvolgimento di giovani ricercatori. Questa è un'altra finalità importante, proprio per dare la possibilità anche a questi giovani studiosi di poter contribuire attivamente al progetto, all'osservazione, e per studiare appunto insieme con ricercatori senior quelli che sono appunto gli aspetti da contemplare in questi piani. Bene, veniamo all'ultimo momento di questo nostro incontro, cioè entriamo insieme in quelli che sono un po' gli ambiti per il confronto con il territorio, andando a capire quelli che sono un po' i risultati chiave attesi dalla Regione Marche attraverso appunto il processo concertativo sul territorio e quali appunto potranno essere gli ambiti su cui il confronto andrà sviluppato per individuare poi insieme con gli stakeholder le specificazioni su cui costruire la strategia regionale. In particolare rispetto al nostro tema, ovvero il territorio resiliente, diciamo che il punto centrale riguarda ovviamente la necessità di prevenire e gestire in una visione di lungo periodo i rischi ambientali, sia climatici che antropici,
in un'ottica che supera quella strettamente emergenziale. L'abbiamo capito anche attraverso gli interventi dei nostri testimoni, ma anche attraverso gli esempi che abbiamo voluto descrivere, e pervenendo quindi ad una programmazione in qualche modo in grado di rendere, come dire, i territori resilienti e in grado di rispondere adeguatamente a quelli che possono essere eventi critici. Pertanto, i risultati chiave che la strategia regionale intende perseguire sono prevalentemente tre: la difesa del territorio dagli eventi estremi, e in particolare per quanto riguarda le aree montane, costiere e fluviali, come abbiamo inteso, ma anche la capacità, attraverso opportuni strumenti, di produrre la gestione non emergenziale delle situazioni a rischio. E non da ultimo, il tema della rigenerazione, l'obiettivo della rigenerazione urbana come miglioramento integrato da un punto di vista ambientale, infrastrutturale, edilizio, ma anche appunto diretto a produrre l'inclusione sociale, quindi comunità resilienti e comunità inclusive. Questi i tre appunto macro obiettivi, per produrre i quali chiaramente sarà necessario capire su quali leve agire. E per produrre quindi un territorio resiliente bisognerà ovviamente agire attraverso un approccio multidisciplinare al fine di aumentare la resilienza degli ecosistemi naturali, ma anche di quelli, diciamo, artificiali, quindi le città. E questa visione coinvolge ovviamente diverse sfere d'azione al fine appunto di raggiungere i tre risultati indicati e richiede di agire su diversi ambiti che saranno appunto oggetto del confronto con gli stakeholder del territorio marchigiano, su cui appunto andremo a identificare, con cui andremo a identificare delle specificazioni. E quali possono essere appunto quindi gli ambiti riferiti ai tre macro obiettivi? Con riferimento alla difesa del territorio dagli eventi estremi, in particolare andremo a ragionare di agricoltura e sviluppo rurale e quindi di come prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico anche attraverso cambiamenti nell'approccio appunto alle diciamo così, attività economiche tradizionali, ma anche l'utilizzo di strumenti di pianificazione pubblica, sia territoriale diciamo che settoriale, e diretti a ridurre il rischio sismico e gli altri rischi a cui i cittadini sono esposti. E da ultimo, il tema dei servizi ecosistemici, quindi della prevenzione della loro vulnerabilità e l'incentivazione quindi alla creazione di reti ecologiche adeguate. Rispetto invece all'obiettivo della gestione, della costruzione di strumenti che consentono la gestione non emergenziale, si fa riferimento in particolare a due tematiche. Uno è favorire le iniziative economiche, ad esempio il turismo, che nelle aree più interne della regione possano prevenire il fenomeno dello spopolamento. Dicevamo anche in uno dei case presentati che lo spopolamento è uno degli effetti, poi spesso, dei rischi fisici, naturali, insomma, a cui il territorio è sottoposto. E quindi favorire appunto le iniziative economiche che possano evitare e ridurre questo rischio. Ma dall'altro anche il tema della normativa, cioè la necessità quindi di avere una normativa ponderata per la gestione degli eventi calamitosi che eviti scelte affrettate o compiute sotto la spinta del momento della contingenza e che invece possa contribuire a sviluppare a livello nazionale un'efficace normativa per la prevenzione e la gestione degli eventi calamitosi, che abbiamo visto essere molto diffusi nel nostro paese. In ultimo, abbiamo detto l'obiettivo della rigenerazione urbana inclusiva, che proveremo a trattare attraverso, appunto, toccando diversi temi. Il tema, diciamo, sociale legato al contrasto della povertà e quindi l'inclusione sociale per ridurre il divario tra le aree interne, le aree, ad esempio, colpite dal sisma e le altre aree. Ma c'è anche un tema legato alle infrastrutture, ovviamente, quindi la realizzazione di infrastrutture regionali sicure anche nel caso di eventi calamitosi e che siano ecocompatibili, perché appunto ricordiamo che questo è un elemento fondamentale, un driver fondamentale di sviluppo, la compatibilità ambientale degli interventi. Poi il tema dell'edilizia, quindi l'impiego delle migliori tecniche di progettazione per garantire l'efficienza e il miglioramento degli interventi del settore edilizio, anche per consentirne quindi un'adeguatezza rispetto agli eventi calamitosi che possano colpire il territorio. E più in generale il tema dello sviluppo economico, quindi il supporto alle imprese per aiutarle appunto a prevenire i rischi a cui sono esposte e per prevenire possibili danni che derivino da alluvioni, frane, incendi, insomma da tutti quelli che possono essere gli eventi estremi, anche
Anche questo, come abbiamo visto un po' anche sulla falsa riga degli esempi che abbiamo riportato, proprio per evitare l'interruzione appunto delle attività economiche, che possono spesso essere molto pericolose, perdere, come dire, anche, o togliere appunto la possibilità di ripresa alle imprese. Questi quindi gli ambiti principali, non esaustivi ovviamente, su cui saranno chiamati a contribuire e ad esprimere la propria opinione gli stakeholder e la società civile durante la fase partecipativa che si avvierà di qui a breve, con appunto l'obiettivo comune di individuare azioni e strumenti di attuazione che andranno poi a comporre la strategia regionale marchigiana di sviluppo sostenibile. Con questo ultimo intervento io vi ringrazio. Vi do appuntamento al prossimo webinar in cui tratteremo il tema del cambiamento climatico che è al centro della strategia B della Regione Marche. Ancora grazie a tutti, dunque arrivederci.